prima, mi scuso, ma non ce la farò fino alle 8. Va bene, diciamo questo era più o meno la durata del gruppo che è concepita così. In genere c'è un'introduzione, che in questo caso per questo gruppo faccio io, e poi c'è una conclusione che è stata affidata a Chiara Giorgi. E noi cerchiamo, cioè anche se chi ha iniziato questo lavoro è stata Medicina Democratica, però siccome appunto, come avete sentito, le associazioni che partecipano sono tante e noi riteniamo che siamo tutti sullo stesso piano e quindi ci dividiamo anche i compiti sia di intervenire all'inizio che di concludere. E poi ci sarà l'Assemblea Generale, che sarà lunedì alle 20:30, mi sembra. Sì. Diciamo che l'assemblea precedente, quella iniziale, ha avuto più di 100 partecipanti e credo che la presenza di tante associazioni e di anche poi di tante persone che partecipano abbia questo senso di riuscire a costituire una forza, perché alla fine o all'inizio quello che vogliamo realizzare è di modificare la situazione così come si è presentata per quello che riguarda il diritto alla salute. E in effetti noi abbiamo, ma noi come tanti altri, abbiamo colto l'occasione dalla vicenda del Covid perché si è mostrato con enorme chiarezza, non solo diciamo a quelli che si occupano e si sono sempre occupati del problema, ma anche in certi versi anche alla popolazione stessa o una parte di essa, che le modalità in cui il servizio sanitario si è presentato di fronte al problema Covid, ha mostrato tutti i suoi limiti e quindi evidentemente se prima anche c'era una certa passività, dico io così, poi naturalmente è un'opinione da parte della gente a accettare le cose così com'erano, per cui insomma il problema principale era quello dei tempi di attesa. O comunque anche magari la necessità di fare tante visite d'esami senza porsi il problema della loro necessità, credo che oggi le cose siano un po' in movimento, quantomeno, anche se non totalmente cambiato. Prova ne è appunto che lanciando questo appello alle varie associazioni c'è stata una notevole risposta. E quindi per adesso andiamo avanti così come abbiamo stabilito. Quindi, come funziona la cosa? Io faccio una breve introduzione, dopo quelli che partecipano intervengono cercando di limitarsi nel tempo, ecco, in genere un 5 minuti, così magari c'è anche tempo poi per intervenire successivamente. E poi arrivare ad una sorta di conclusione, poi le conclusioni saranno anche dette all'interno dell'Assemblea Generale che sarà il 25. Quindi la cosa funziona così: chi vuole intervenire c'è la chat, si scrive sulla chat e poi io lo chiamo. Benissimo, allora stavo dicendo questo gruppo di lavoro forse è quello più complesso perché tratta della proposta di fare una legge di iniziativa popolare in tema di sanità. Per la verità, se si vogliono cambiare le cose, le cambiamo in due modi: uno modificando le leggi e due avendo una gran forza conseguente, quindi lavorando
e avendo, cercando di mobilitarsi il più ed il meglio possibile. E credo che questo sia fondamentale, l'abbiamo detto dall'inizio, cioè non basta, come comunque è giusto fare, le critiche, analizzare la situazione, ma noi questa situazione la vogliamo cambiare, non ci va bene, no? Non ci va bene che tutto adesso, che per di più la situazione non è per niente assolutamente tranquilla, ma lo fosse e domani finisse l'epidemia, non vogliamo che tutto ritorni come prima. Questo credo che sia anche una esigenza che è venuta fuori normalmente anche negli altri gruppi di lavoro. Allora, che cosa vogliamo fare? Certamente questo gruppo è complesso perché se parliamo di leggi dobbiamo tenere presente di una cosa, che noi abbiamo una legge fondamentale, al di là dell'articolo 32 della Costituzione, che è ancora più fondamentale, che era la legge 800, che è la legge 833 del 78, e poi tutta un'altra serie di leggi successive che ne hanno modificato, se si vuole un po', potrei dire così, ne hanno modificato l'ideologia e quindi hanno modificato anche delle condizioni, soprattutto delle situazioni di carattere istituzionale. Cosa voglio dire? Non ci sono più, agli inizi c'erano i comitati di gestione che avevano il compito organizzativo. Dal comitato di gestione siamo passati ai direttori generali, no? C'erano delle modalità di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, oltre a esserci il fatto fondamentale che si trattava di una modifica radicale rispetto alla situazione precedente, quella delle mutue che avevamo negli anni precedenti, il 1978. E quindi questa modifica, come dire, è subito stata sostanziale, l'universalità, e quindi il discorso che tutti sono uguali e tutti hanno gli stessi diritti è stato di fatto un po' messo in discussione, e c'è stato appunto l'unità sanitaria locale, è stata ma anche modificata nel nome, tanto che è diventata azienda, e quindi questo ha modificato anche un po' la concezione e anche la pratica. Conseguentemente, in certe situazioni, come quelle che viviamo noi in Lombardia, diverse persone che qui intervengono sono della Lombardia, però il discorso lo facciamo certamente a livello nazionale, come qui in Lombardia è cambiata proprio la concezione. Se il Servizio Sanitario Nazionale doveva essere pubblico e universale, questo discorso nella pratica poi non si è poi in effetti manifestato concretamente. E quindi quello che si pone è se il problema dell'universalità del servizio, che considerate che l'unità sanitaria locale è stata inventata nel 1945 dal Comitato di Liberazione del Veneto, attuata già allora, anche se poi ci sono voluti un po' di anni e soprattutto tante iniziative e manifestazioni dei lavoratori e dei sindacati, soprattutto della fine, diciamo, degli anni 68-73, per poter affermarla, e quindi trovare anche le persone che si impegnassero a livello governativo istituzionale per modificarla. La modificazione c'è stata, è stata notevole, e poi però non è mancato
tanto, perché poi gli anni successivi, anzi addirittura lo stesso anno, è stato affidato ad un ministro che aveva votato contro quello di applicare la riforma. E quindi già questo ha voluto dire, sono stati subito messi i ticket, perché c'era il discorso della gratuità, era un'altra priorità, ma la gratuità non nel senso che fosse gratuito, che il sistema è pagato evidentemente, ma è pagato dalla fiscalità generale e non dalle singole persone, che se no lo pagherebbero, e come di fatto è anche arrivato, lo pagherebbero un'altra volta. E quindi diciamo questo è stato il discorso. Poi sono arrivate le modifiche del 1992 con il decreto il ministro della salute era De Lorenzo, era De Lorenzo, poi col decreto legislativo 502, che appunto ha fatto delle grosse modificazioni, no? E che con il governo complessivo, il governo Amato che c'era allora, che aveva fatto questo. C'è stato poi nel 99 un tentativo di modificazione, di rimessa, se vogliamo, un po' alcuni cambiamenti che andavano più verso la riforma sanitaria che non del 78, che non lo spirito liberale che aveva caratterizzato la 502, ma la sostanza è rimasta ancora quella di prima, tanto che appunto la sanità è diventata una spesa più che un diritto. E quindi siamo andati avanti con questa condizione, e poi c'è stato anche i vari interventi di carattere regionale che hanno fatto sì che ci sono delle differenze abbastanza anche grosse nel nostro paese. E quindi dipende, il diritto ce l'hai più o meno secondo dove abiti e come è organizzato il sistema. E quindi questo è un'altra cosa che noi pensiamo che debba essere grandemente modificata. Si potrebbe dire, la faccio breve, che noi dobbiamo forse chiedere già all'inizio delle cose da fare subito, al di là di fare una proposta di legge di iniziativa popolare. Ad esempio, il fatto, e questo è stato notato anche, se vogliamo, dai giornali della borghesia, che il Servizio Sanitario Nazionale non possa dare delle risposte diverse secondo la regione dove ti trovi. E quindi all'interno di questo coordinamento c'è anche un'associazione che si occupa proprio di questo, che è contro qualsiasi tipo di differenza, perché c'è una proposta di legge in corso per dare, almeno tre regioni si sono fatte avanti, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per chiedere delle cose ulteriori proprie per loro stessi. Quindi il discorso della regionalizzazione spinta, e si è visto anche in quest'ultimo periodo con il discorso del Covid, che c'è stato da parte di diverse regioni la volontà di dire no, ma noi vogliamo fare, non è che tutte le regioni, il territorio italiano è lungo e quindi ci sono sicuramente delle diversità, ma è un conto delle diversità, se si vuole, di applicazione secondo le condizioni della popolazione, un altro conto sono le diversità del diritto, e quindi è questo che evidentemente non è assolutamente accettabile. E quindi diciamo che ci sono delle cose che noi dovremmo chiedere che vengano subito modificate, no? Un'altra cosa che si è mostrata,
il finanziamento di carattere generale, i 37 miliardi che sono stati ridotti negli ultimi 10 anni. Questo deve essere rimesso. Gli operatori, senza gli operatori, il sistema sanitario, il servizio sanitario più che il sistema, non funziona. E quindi ci vogliono gli operatori formati. Ma io aggiungo anche, visto che ultimamente ci sono state delle aperture governative, hanno definito delle possibilità di assunzioni maggiori rispetto al tempo precedente, però bisogna anche vedere cosa fanno gli operatori, se sono persone precarie o sono persone assunte che effettivamente hanno davanti a sé il lavoro e quindi sono tranquille rispetto a quello che fanno, no? Quindi questa, secondo me, è un'altra cosa che si dovrebbe chiedere subito. E forse una cosa che può apparire secondaria, ma non lo è, e che è venuto fuori anche negli altri gruppi, è quello della libertà di parola, no? Cioè che oggi un operatore sanitario che critica, che dice, che ne so, non si fanno abbastanza tamponi, perché la nostra ASL, ATS, quello che è, non interviene in questo senso, interviene poco, questo viene considerato un infedele e a volte viene pure licenziato. Questa cosa va tirata via. Come noi dobbiamo fare una grossa attenzione rispetto a quello che qualcuno ha già messo in campo, che ci debba essere uno scudo penale, considerando l'emergenza. Quindi se ci sono degli errori che vengono fatti a livello di direzioni, a livello di direzioni regionali, a livello di direzioni delle territoriali, questi errori restano errori. Non si può dire ma è dovuto alla condizione emergenziale. E quindi, cioè, è una cosa che è stata fatta per l'Ilva, dobbiamo mettere uno scudo penale in modo tale che se c'è una denuncia, mettiamo un lavoratore che denuncia il fatto di non essere stato fornito, non gli sono stati forniti i mezzi di protezione e quindi è in corso nell'infezione, evidentemente questo lavoratore deve avere il diritto di denunciare. Il diritto di denunciare ce l'ha, ma non semplicemente che gli venga detto no, tu siccome siamo in emergenza, tu se va bene c'hai diritto alla se l'INAIL ti riconosce, c'hai diritto ad avere il reddito che viene stabilito. Ecco, diciamo, tutte queste cose potrebbero essere viste nell'immediato. La seconda questione è invece quella, diciamo, più complessa, di fare una effettiva proposta di legge di modifica. Se io non voglio più, faccio un esempio, il direttore generale, e se voglio fare un sistema che paghi la salute piuttosto che quello basato sui DRG, che credo che tutti sappiano cosa sono, e quindi voglio cambiare piuttosto il sistema in una funzione di verificare se quello che viene fatto produce una condizione migliorativa della salute delle persone, credo che questo deve essere visto anche a livello di carattere, a livello legislativo, no? Ma così è un po' tutto il documento che abbiamo inviato all'inizio, che lo contiene. Come dire, per fare questo, dopo tutto quanto è successo con i vari decreti legislativi e le varie piccole e grandi modifiche che sono state fatte, evidentemente richiede un cambiamento legislativo. Faccio un ultimo esempio che è venuto fuori nella riunione del gruppo sul problema del lavoro. L'INAIL, no? Visto che c'entra poi col risarcimento rispetto al Covid stesso. L'INAIL è un ente che è stato costituito
nel 1935. Anzi, si chiamava Infail. Ovviamente con la F lì voleva dire semplicemente fascista, visto il periodo. E la legge di riforma sanitaria del 78 aveva stabilito che il riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali dovesse passare alle USL. E questo nell'anno successivo. Dopo un anno non è successo assolutamente niente, ma dopo 10 anni è stata fatta dentro una modifica, dentro una legge finanziaria 1988, in cui è stato detto l'INAIL mantiene questo tipo di potere e quindi ci abbiamo chi riconosce l'infortunio, che è lo stesso che poi paga i danni, no? E quindi, come succede quando uno fa un incidente in macchina, l'assicurazione cerca di fare in modo di minimizzare il più possibile, che più minimizza e meno paga. Ma lo spirito e la lettera prima della riforma sanitaria diceva tutt'altro. Ecco, quindi noi siamo in questa condizione. Quindi una domanda è sicuramente questa, cioè se viene ritenuto corretto andare nella direzione di fare una proposta di legge di iniziativa popolare in tema di sanità. E secondo, quali sono questi contenuti? Però io ho iniziato anche sulla questione immediata, se ci sono delle cose al di là della legge che vanno chieste subito. Quindi io chiudo e vediamo se c'è già qualcuno che si è iscritto. Costanza Galanti? No, aveva già parlato. No, io rispondevo a qualcun altro, ma non mi ero prenotata, grazie. Niente, chi è che si propone? Perché qui almeno io non lo vedo, non so, magari se non sono io che... Non so, se nessuno vuole intervenire, vabbè, provo magari a dire qualcosa io, così come elemento per rompere il ghiaccio, diciamo. Conviene, Antonio, presentarsi comunque all'inizio. Va bene, io sono Antonio Collino di Medicina Democratica. Allora, niente, facendo un po' seguito a quello che diceva prima Fulvio, appunto diciamo la finalità di questo gruppo è appunto quella di analizzare, verificare e anche cercare di mettere insieme l'eventuale possibilità di diciamo rendere concrete delle azioni anche dal punto di vista, come si diceva, giuridico, normativo, che chiaramente vanno al di là di quelle che possono essere semplicemente le nostre possibilità reali, perché in questo caso ci vogliono comunque decisori politici, se non vogliamo soffermarci solo ed eventualmente sulla questione della proposta di legge di iniziativa popolare, che comunque io penso possa essere attualmente non lo so, uno degli elementi importanti per discutere innanzitutto e poi per fare in modo, insomma, che ci sia davvero qualcosa di partecipato, quantomeno, dato che uno degli elementi che senza dubbio è andato a perdersi in questi anni è senza dubbio la questione della partecipazione. Io credo che quello che è risaltato in maniera importante
con questo passaggio del Covid sia appunto la totale inefficacia del nostro sistema sanitario, che comunque senza dubbio ha delle radici importanti e forti, ma che sono state notevolmente indebolite, in particolar modo negli ultimi 20 anni, andando incontro di fatto a quella che poi è una commercializzazione, come diciamo anche con l'altro gruppo di livello europeo con cui collaboriamo, la commercializzazione della sanità e anche della salute in generale. Per cui io penso che un elemento importante che senza dubbio sul quale dobbiamo agire è innanzitutto sottolineare e evidenziare questo aspetto, cioè il fatto che la sanità, per come è stata degradata in questi ultimi 20 anni, ha poi dato questo tipo di risultato. Chiaramente l'Italia è una situazione abbastanza particolare rispetto anche agli altri paesi. Noi siamo uno dei pochi paesi che ha ripreso il sistema Beveridge, per cui il tipo di servizio sanitario nazionale che ho avuto The One in Inghilterra, appunto con l'idea di fare in modo che le persone potessero avere un servizio, diciamo così, gratuito, come diceva prima Fulvio, tra virgolette chiaramente, perché è pagato con le tasse, però è free at the point of use, per cui libero, senza la possibilità, insomma, di avere un limite dovuto al fatto che una persona abbia o meno dei soldi per poter accedere al servizio. Ecco, questa cosa chiaramente è andata sempre più riducendosi, e addirittura appunto con l'ingresso sempre massiccio, sempre più importante delle strutture private all'interno del sistema, il tutto è stato notevolmente ridotto. Io credo che noi dovremmo, almeno io penso che uno degli elementi maggiori su cui bisognerebbe puntare e in questo periodo soprattutto far crescere anche nell'opinione pubblica, perché credo che in questo periodo sia stata ben compresa questa situazione, è appunto il problema dei servizi sanitari territoriali, che sono stati di fatto molto ridotti un po' in tutta Italia. Io parlo dalla Lombardia. In Lombardia diciamo che dalla legge 31 del 1997, per cui dalla legge di riforma formigoniana, di fatto il territorio è stato letteralmente prima separato dal centro, che poi è diventato l'ospedale, e appunto non essendoci più questo tipo di risposta diretta a livello territoriale, dopo 20 anni di questa modalità siamo arrivati appunto a ciò che è accaduto adesso. Avevo letto appunto appunto per sollevare questo tipo di problema un articolo che secondo me è abbastanza interessante, che è stato pubblicato qualche settimana fa su Scienze in Rete, dove veniva secondo me riassunto bene questo aspetto, mettendo a paragone
ciò che è accaduto in Lombardia e come invece è stata gestita la cosa in Veneto. Ci sono stati proprio dei risultati dal punto di vista anche epidemiologico differenti. In questo caso, appunto, si diceva chiaramente che i sistemi sanitari occidentali, evidenziando la cosa soprattutto in Lombardia, sono stati costruiti intorno al concetto di assistenza centrata sul paziente, per cui sull'individualizzazione, su quella che, diciamo così, Formigoni ha continuato a portare avanti nei primi anni, che poi è stata portata avanti nuovamente ancora da Maroni e da Fontana adesso, cioè della libertà di scelta, appunto perché il tutto doveva essere centrato sul paziente, sulla singola persona, mentre invece, come si è purtroppo visto, un'epidemia richiede un contributo di prospettiva verso un concetto di assistenza centrata sulla comunità, cosa che, nonostante Zaia, comunque rimaneva in Veneto ed è stato l'elemento che di fatto ha fatto la differenza tra la gestione veneta e quella lombarda, semplicemente perché in Lombardia non c'era più nulla. Per cui io credo che bisognerebbe innanzitutto, in prima battuta, secondo me, agire molto su questo aspetto e poi in contemporanea fare tutto un discorso più complessivo con questa proposta di legge, che chiaramente deve essere per forza di cose complessiva, ma che non può chiaramente essere, diciamo così, vedere la luce nel giro di pochi giorni, anche perché ci sono vari aspetti anche dal punto di vista normativo che devono essere chiaramente approfonditi e verificati. Per cui io penso che questo elemento della sanità territoriale sia fondamentale e sia facilmente capito dalle persone. Domani ne parleremo comunque in maniera più approfondita. Io mi fermo qui. Prego. Grazie Antonio. È iscritto Ennio. Prego. Allora, eccomi, mi sentite? Sì. Mi sentite, infatti. Ok, allora, io sono appunto Ennio Minervini, abito a Massa Carrara, lavoro come amministrativo in ospedale e faccio parte del gruppo di sinistra capitalista. Io voglio fare un ragionamento che cerco di riflettere, anche di chiarirmi dei dubbi con voi rispetto sia al metodo del nostro lavoro che un pochino ai contenuti. Allora, perché io mi immagino che il compito che abbiamo di preparare un testo per una raccolta di firme, per una legge di iniziativa popolare, sia una parte, anche gli interventi, cioè due interventi precedenti mi pare che dicano più o meno questo, che è una parte del nostro lavoro, nel senso, io su questo sono d'accordo, nel senso che io penso che poi la discussione che noi possiamo, attivare rispetto a questo tema, anche nel momento in cui scriviamo questo testo, comunque lo discutiamo, lo predisponiamo, la campagna che facciamo, perché la cosa, non solo per raccogliere i film, ma che la cosa abbia, diciamo, una rilevanza, sotto alcuni aspetti mi viene da pensare, la dico così, sono quasi più importanti della legge stessa, nel senso che io credo che se abbiamo un insegnamento anche dalla legge del 78, la legge poi arriva alla fine di un ciclo di lotte, un ciclo di mobilitazioni. In questo momento, diciamo, non vedo un Parlamento capace di votare una legge che abbia contenuti, diciamo, di quelli. Ora, quando parlo di contenuti mi riferisco semplicemente all'appello che Medicina Democratica ha fatto per avviare questo percorso, che io ringrazio nuovamente, contenuti che condivido totalmente. Ecco, in questo momento non c'è un Parlamento che approverebbe quei contenuti e credo che non ci sarà ancora per un certo periodo di tempo, diciamo. Non sono ottimista fino a quel punto da pensare che a breve ci possa essere. Quindi però che cosa succede però? Che intanto, la gente, i cittadini, tutti quanti, vivono da tempo la sofferenza rispetto ai tagli del Servizio Sanitario Nazionale e alla sua capacità progressivamente crescente
di dare delle risposte, anche perché soprattutto le persone anziane, che sono quelle forse con alcuni aspetti maggiormente colpite, sono anche quelle che forse maggiormente ricordano che è possibile che il sistema sia anche diverso, almeno un po' diverso rispetto a quello che è adesso, anche tanto diverso rispetto a quello che è adesso. E al tempo stesso questa emergenza, il coronavirus, questa quest'onda che si è abbattuta, ancora di più hanno dimostrato davvero, c'è una percezione di massa che le cose non vanno bene. Il punto però è capire quanto questa cosa poi può essere organizzata, resa consapevole, quanto ci può essere una ripresa di coscienza dei diritti e di educazione ai propri diritti e alla necessità di difendere quei diritti, la necessità di difendere un pezzo del sistema sociale del paese, uno sicuramente dei più importanti. Allora, cioè, a me interessa, diciamo, non so come vogliamo procedere, per esempio, per la scrittura del testo, se magari c'è già altro, c'è già una bozza, non lo so, ma per me, come dire, su questo, se serve do il mio contributo, ma anche se ci fossero due o tre persone che lo fanno, che ce lo sottopongono, a me mi va bene già così. Quello che mi interessa è cominciare a costruire i contenuti per una campagna, per una discussione anche al nostro interno. Io ripeto, tutte le cose che ha detto sia l'intervento di Fulvio che insomma, l'intervento che mi ha preceduto, però appunto, e quindi mi va bene, però forse abbiamo anche bisogno di, anche se Medicina Democratica, poi tra l'altro su questo so che è da tanto tempo che come fa un lavoro, quindi noi forse tra di noi non tutti ci conosciamo, però è anche vero che c'è un lavoro già fatto e ovviamente sarà prezioso mantenerlo. Però appunto non mi nascondo, l'ho già detto, le difficoltà politiche. E poi c'è un altro capitolo che riguarda il sindacato e il mondo del lavoro, che sia importante e sia però sotto alcuni aspetti disperante. Ora, io sono persino iscritto alla CGIL, tuttavia non posso non dire che, come dire, tutte le partite dei contratti collettivi nazionali che prevedono la sanità integrativa sono per noi un grosso problema. Un grosso problema che secondo me dobbiamo anche essere capaci di denunciare, e dobbiamo farlo il più possibile anche davanti, come dire, nei confronti dei lavoratori. Per quanto riguarda il mondo del lavoro in generale, poi c'è il lavoro dentro la sanità che deve, secondo me, che dopo tutto quello che è successo, dopo i morti, gli ammalati e la fatica soprattutto, anche semplicemente la fatica di questi mesi, che non sappiamo se sono finiti, secondo me deve essere messo in condizione di fare davvero una riflessione, e io spero che ci sia uno scatto di dignità anche su questo. Rispetto a quello che dicevo prima del welfare aziendale, cosiddetta sanità integrativa per via contrattuale, devo dire, non è che non siamo a zero, perché per esempio in Toscana ci sono aziende, mi riferisco alla GKN, a componentistica auto per la Fiat sostanzialmente, che sono riusciti a fare un accordo aziendale che non prevede il welfare aziendale, la sanità integrativa, che quei soldi hanno messi direttamente in busta paga. Però voglio dire, ora non è il momento forse di approfondirlo questo tema, però secondo me è molto importante che però questo tipo di tema e anche questo tipo di denuncia vada fatta. Io appunto con il CGL ho fatto i congressi e c'è un'ambiguità incredibile. Un'ambiguità incredibile che mi dà proprio fastidio. Mi dà fastidio, e dà fastidio indipendentemente dal sindacato di appartenenza. Perché è una cosa veramente, veramente grave. Allora, niente, diciamo, quello che chiedo non è un vero e proprio intervento, lo finisco, diciamo, su questo. Credo che abbiamo bisogno però anche di discutere di come organizzare, diciamo, il lavoro futuro su tutte queste cose qui. Ripeto, per me però è importante, diciamo, la campagna con cui pubblicizziamo il lavoro che facciamo, come costruiamo i contenuti, come siamo in grado di entrare appunto nei luoghi di lavoro, negli ospedali, negli operatori sanitari in generale, nell'RSA, ci sono altri gruppi che fanno questo, però insomma, anche rispetto ai contenuti che potremo provare a proporre come gruppo. È tutto. Grazie. Ennio? Sicuramente noi ci siamo posti il problema di chiedere di invitare i sindacati e hanno aderito, diciamo, all'appello
quasi tutti i sindacati extraconfederali ha aderito l'opposizione alla CGIL, e ultimamente è arrivata anche un'adesione di una della segretaria generale della funzione pubblica, che ci ha anche chiesto di incontrarci, credo adesso è il presidente nostro che si sta occupando di questa cosa. Però noi questo problema della sanità integrativa ce lo siamo posto fin dall'inizio, e personalmente, essendo un ex metalmeccanico, ho provato a scrivere a Landini dicendo: ma che cos'è che state facendo? Non ho avuto risposta, naturalmente, non naturalmente, ma comunque questo è un problema che noi dobbiamo assolutamente rivedere, perché se vogliamo fare una manifestazione nazionale per il diritto alla salute, evidentemente nella piattaforma c'è anche questo, cioè la sanità deve essere pubblica e non integrativa. Mi sembra che ci sia Loretta. Sì. Buonasera, io mi chiamo Loretta Mussi, ho lavorato molto a Milano in Lombardia finché con Formigoni sono stata costretta ad andarmene, e poi dove sono stata anche là ho avuto parecchi problemi. Adesso sono in pensione. In Lombardia io ho lavorato a Niguarda e poi per molti anni ero responsabile di un servizio di igiene pubblica ambientale e tutela salute dei luoghi di lavoro, come allora si chiamavano. Allora, rispetto alla questione della LEA, faccio parte del Comitato contro ogni autonomia differenziata, e sono nell'esecutivo nazionale, e io partecipo in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari che sarebbero drammatici per tutto il paese se dovesse passare l'autonomia differenziata, e soprattutto per il centro-sud. Questa ipotesi che voi fate di presentare una proposta di legge, per modificare e tornare allo spirito originario dell'883-78 è molto, cioè attira moltissimo, e sarebbe un'ottima cosa da fare, ma anch'io, come chi mi ha preceduto, vedo la difficoltà che è dovuta al fatto che appunto abbiamo una situazione parlamentare governativa che sicuramente non è in grado, non vorrebbe, non ne sarebbe nemmeno in grado di portare avanti una cosa del genere. Ciò detto, penso che comunque, almeno per il momento, penso che, a meno che non sorgano altre difficoltà, sarebbe una cosa che noi dovremmo cercare di portare avanti, e ci servirebbe sicuramente un costituzionalista. Noi ne conosciamo parecchi, dovendo fare questo lavoro contro l'autonomia differenziata, un costituzionalista sarebbe molto importante. Però intanto, non so come dire, per scaldare il terreno, il territorio, che è già abbastanza scaldato da quanto è successo, dovremmo magari insistere molto su determinati temi. Uno è quello del territorio che voi avete detto. Non so se da voi ci sono abbastanza vecchi per conoscere, per sapere com'era la sanità in Lombardia 30-40 anni fa. Era molto diversa, c'era la prevenzione c'era sul serio, così come c'erano i servizi territoriali. Poi è sparito tutto. Quindi bisogna insistere sul ritorno, su una ricostruzione del territorio, e cominciare ad avanzare proprio in questo senso. L'altra questione è quella della privatizzazione, perché se noi consideriamo il contributo che il privato dà con le strutture, con gli ospedali, soprattutto in determinate regioni, come Lombardia, Lazio, anche la Sicilia, e poi la sanità integrativa, che in realtà non è integrativa ma è sostitutiva, e non solo, contiene un 360 soggetti circa, quindi anche difficilissima da controllare, da verificare,
E poi un punto, quindi bisognerebbe lavorare molto anche su questo aspetto qua, e la privatizzazione è inoltre sostenuta da una miriade di strutture che nel territorio sono ormai privatizzate. Complessivamente ormai il privato supera il pubblico, quindi questo deve essere un altro terreno su cui, se riusciamo, dovremmo impegnarci. E infine la prevenzione. Loretta, l'ultima cosa non si è sentita. Forse devi attivare il microfono. Sei chiuso da solo. Ripeti le conclusioni, no, per favore. Come ha fatto? Le conclusioni riguardavano un pochino anche te, nel senso che riguardava la prevenzione primaria, che per me vuol dire anche prevenzione intervenendo sull'ambiente, come noi facevamo appunto tanti anni fa, e secondo me bisognerebbe anche rimettere in discussione questo fatto che la prevenzione primaria è stata tolta alla sanità. Non insisto più di tanto perché so che i problemi sono grossi, sono probabilmente grossi anche al nostro interno. Ecco, comunque i tre temi sono su cui cominciare a lavorare intanto che si cerca di fare questa proposta sarebbero, come avete detto già voi, il territorio, la privatizzazione, il contrasto alla privatizzazione e la prevenzione. Chiuso. Benissimo, grazie. Colgo l'occasione per dire semplicemente, rispetto a quanto diceva Loretta e quindi alla necessità di essere aiutati dai costituzionalisti, che recentemente ha aderito al coordinamento l'associazione che si chiama Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, cui il presidente è Massimo Villone. E quindi credo che chiederemo aiuto anche a lui rispetto ad una eventuale stesura che eventualmente vogliamo fare. E fra l'altro c'è anche il Comitato Rodotà che fa parte di questo coordinamento, che addirittura lui, poi ne parleremo nell'Assemblea Generale, il Comitato Rodotà vuole fare un referendum abrogativo, e quindi se per fare una legge di iniziativa popolare ci vogliono 50.000 firme, il referendum abrogativo, come ben sappiamo, ce ne vogliono 500.000. E quindi però, insomma, andiamo anche in questa direzione. Sei iscritto Luca Bertolucci. Prego. Attivare il microfono, per favore. Vai, ora va? Sì. Funziona? Ok. Allora, intanto mi scuso se sarò un po' confuso. Io sono un medico ospedaliero, sono di Lucca, faccio parte di un comitato che si chiama Comitato Sanità Lucca. In questi giorni abbiamo visto questa iniziativa e ci siamo scritti un po' i vari componenti a vari gruppi di lavoro. Qui in Toscana la situazione è, cioè dal punto di vista della gestione della sanità, è veramente drammatica. Magari la propaganda di quello che può essere definito un vero e proprio regime dà un'immagine diversa. I nostri comitati sono nati nel 2005, al momento in cui erano stati progettati gli ospedali di quattro province della Toscana in project financing, che ha comportato e comporterà per altri
17-18 anni una spesa incredibile per a carico dei cittadini toscani, a tutto vantaggio di un privato che ora non sappiamo più neanche chi è, perché inizialmente è Gruppo Astaldi, poi è fallito, è stato venduto a una finanziaria inglese e va bene. Poi c'è stato un altro momento che è stato quello del referendum contro l'accorpamento delle... La Toscana, medico. L'accorpamento delle ASL, che ha comportato ancora un maggior accettamento e controllo politico sulle nostre aziende sanitarie, che sono praticamente in mano al presidente della regione e all'assessore alla sanità. In realtà più al presidente della regione, finché ci sarà, perché era stato in precedenza per 10 anni anche assessore alla sanità, poi 10 anni da presidente della regione, eccetera. E tra l'altro abbiamo avuto una vittoria, se si può dire vittoria. Il vecchio ospedale di Lucca stava per essere venduto per costruire, per una costruzione residenziale, speculazione. Abbiamo lottato tantissimo perché fosse mantenuto a uso pubblico, cioè proprietà pubblica e destinazione sanitaria, e siamo riusciti, e difatti è stato poi utilizzato durante questa emergenza per aprire le letti di rianimazione Covid. Va bene, e, vabbè, questo è un po' come presentazione, ma poi sarò veloce nel quello, perché le cose che un po' mi ero scritto prima, ho visto che, ora non so i nomi, che ha fatto l'introduzione ne ha parlato, e inizia subito come prima cosa la fine della regionalizzazione della sanità. Il sistema sanitario deve di nuovo diventare un sistema sanitario nazionale. Basta questa differenza fra i cittadini del nord, del sud, del centro, eccetera. Poi via il nome e le procedure aziendali dalla gestione della sanità. Non ne possiamo più che i nostri pazienti siano trattati come una macchina, come un bene da produrre, su cui far profitto, via il nome azienda e via qualsiasi procedura aziendale per tutto quello che riguarda la sanità, e via la politica. Basta, i direttori generali, se ci devono continuare a essere, non devono essere più di nomina politica. Ci vorrà un concorso magari con una commissione in cui siano presenti anche commissari magari dell'Unione Europea, però basta. Cioè l'accorpamento delle ASL è stato fatto solamente qui da noi, in modo che 3 ASL potessero essere sotto il diretto controllo della giunta regionale. E la ridiscussione degli obiettivi di efficienza. Gli obiettivi di efficienza attuali nella nostra ASL sono in appalto a una... alla scuola Sant'Anna, una scuola che fa parte dell'Università di Pisa, della normale, quello lì. E va bene, questi obiettivi che vengono buttati fuori una volta all'anno, facendo vedere i buoni, i cattivi, il rosso, il bianco, il verde, il giallo, non sono orientati al paziente, non sono orientati alla salute, ma solo al raggiungimento di obiettivi che più delle volte sono obiettivi economici. Secondo me anche questo discorso del LEA è poi veramente una cosa che ha a che vedere poco con la sanità. Cioè io penso che veramente il paziente e la salute deve essere il vero obiettivo dell'unità sanitaria locale, o come la si voglia chiamare. Quindi basta bilanci, basta budget, basta cose veramente che non si possono più sentire. E poi ecco un'altra cosa che qui da noi è molto presente,
Allora, in Lombardia sarà presente il privato. Qui c'è una commistione invece fra il privato e il pubblico, le convenzioni, che è veramente aberrante, aberrante. E le convenzioni sono fatte essenzialmente verso associazioni del terzo settore, e quindi foraggiamento di voto. Vengono date convenzioni a chi porta più voti, cioè anche questo non è privatizzazione, è privatizzazione, magari più nascosta, meno diretta, almeno, cioè io ci può essere benissimo un ospedale privato, se un imprenditore vuol fare un ospedale, se lo fa, però non ha a che vedere niente col pubblico. Se lo gestisce, ci mette quello che le specialità che gli fanno più comodo per guadagnare, uno privatamente se ha i soldi ci va, se lo paga, però col pubblico non c'ha che far niente, non ci sono convenzioni, non ci sono niente, sono cose separate, completamente separate. E poi ecco una cosa che notavo, che si notava in questo periodo, il discorso degli ospedali di comunità e quanto sarebbero stati utili anche in questa emergenza. Qui ci sono le cosiddette cure intermedie alla dimissione ospedaliera, anche lì con convenzioni, con strutture sanitarie private che magari tengono il paziente dimesso dall'ospedale per 10-15 giorni. Invece ci vorrebbe che ogni comunità più o meno avesse un piccolo ospedale in cui gestire i pazienti magari che non possono rientrare momentaneamente in famiglia, perché la famiglia ha delle difficoltà, perché la loro situazione clinica è complessa, ha bisogno di assistenza infermieristica. Ecco, e qui magari creare una rete di piccole strutture. E poi ecco una cosa che, cioè questa la dico più a livello personale, però secondo me è vero, un grosso problema della sanità italiana è quello della medicina difensiva, che porta via un sacco di risorse anche. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui c'è la responsabilità penale del medico. Cioè, ora si è vista, giustamente si diceva prima, la responsabilità penale degli operatori sanitari. Noi in questa situazione ci hanno chiamato eroi, e noi gli infermieri, insomma tutto il personale sanitario, in realtà abbiamo fatto altro che il nostro lavoro, tanti di noi sono ammalati, un mio collega ha finito rianimazione, anche io sono risultato poi positivo alle immunoglobuline e alla serologia, che mi sono fatto privatamente perché nel mio ospedale ancora non la facevano. E quindi dicevo, ecco, il medico non è un eroe, non è niente, però è una persona che lavora e non va lì per uccidere nessuno. Capita che il medico, se una volta viene commesso un errore, viene accusato di omicidio, omicidio colposo. Io questo la ritengo una cosa che è fuori, ma in effetti non esiste. Penso fino a qualche anno fa era la Polonia e il Messico gli unici stati che avevano. Quindi ecco, io più o meno le cose le ho dette. Ora io poi sui meccanismi che si possono utilizzare, non me ne intendo, in tutta sincerità, legge iniziativa popolare, queste cose qua, veramente direi cose che non so. Grazie. Grazie a Luca, anche per aver sollevato il tema del terzo settore, che è qualcosa che sicuramente va discusso anche in funzione della proposta di legge. Si è iscritta Silvana Cesani. Prego Silvana. Sì, sto attivando. Sei attiva. Sono attiva. Ciao a tutti e a tutte. Sono di Lodi, faccio parte dell'associazione, sono qui, partecipo a nome dell'associazione Lodi Comune Solidale, che è un'associazione che interviene in città su tanti temi
e io in particolare da sempre ho seguito medicina democratica, ho fatto una professione sociale per tanto tempo e ho seguito medicina democratica. Ma volevo fare tre pezzi di intervento. Uno, volevo riprendere le argomentazioni che ha portato Muscolino sulla questione che il Covid-19 ha messo in evidenza alcune questioni principali. Uno, che è sbagliatissima la questione della differenziazione fra le regioni, quindi questa cosa è emersa, sta emergendo con chiarezza. L'altra questione è la questione dell'aziendalizzazione, della privatizzazione. Per tanto tempo ci siamo battuti complessivamente, anche come medicina democratica, su questo tema, ma mai come ora la gente ha capito che il privato fa profitto e il pubblico invece si è preso carico, bene, male, quello che è successo, ma si è preso carico della salute delle persone. Questa cosa è chiara a tutti e su questo noi dobbiamo puntare, ecco, intanto che il problema è ancora vivo. La questione principale che sollevava Muscolino, e sono d'accordo, è che questa vicenda del Covid ha messo in evidenza come sia sbagliata la scelta fatta attraverso le varie riforme di andare verso l'ospedalizzazione come elemento centrale, quindi la sanità ospedalocentrica a discapito di una sanità territoriale. Però ecco, questo è il focus domani sera dell'altro gruppo di lavoro che deve ragionare sui modelli territoriali di salute e sul modello, se ancora vincente, se ancora positivo, della Casa della Salute, insomma. E quindi bisogna che questo gruppo e l'altro gruppo di domani sera lavorino insieme, insomma, su questo tema della territorializzazione, a partire dal fatto che gli elementi principali sono, come diceva Muscolino, le cure primarie, la continuità di cura assistenziale, e bisogna tornare al territorio come elemento fondamentale per lavorare sulla prevenzione, sull'epidemiologia, ma anche favorire la partecipazione dei cittadini. Quindi questi elementi penso che verranno discussi meglio e più approfonditamente domani, e poi bisogna in qualche modo intrecciare i due pezzi di lavoro. Io il secondo punto che volevo sottolineare è la questione della piattaforma, quello che diceva Fulvio. Mai come adesso c'è la necessità di passare ad azione e di fare una campagna di promozione di richieste e di rivendicazioni. Lo dico perché oggi siamo ancora in una situazione in cui tantissime persone sono state toccate dal problema del virus e quindi sentono i bisogni di salute sulla propria pelle. E quindi noi dobbiamo avere la forza, la capacità, penso, di definire una campagna che metta dentro i punti che diceva Fulvio prima e qualche altro punto che è uscito in questo pezzo di discussione, ma bisogna che questa cosa non sia fra tre mesi, bisogna agirla, prepararla e farla adesso, perché appunto adesso c'è ancora la sensibilità. Noi purtroppo siamo, guardate cosa sta succedendo, finito il lockdown, ci sono miliardi di persone in giro. Io abito purtroppo vicino a una birreria e non vi dico da lunedì cosa succede. Più di centinaio di ragazzi e ragazze senza mascherina che si abbracciano, che si scambiano la birra, che dalla sera alle 10 fino alle 4 del mattino. Quindi speriamo che non succeda più niente, ma vedo che succede un po' così dappertutto. Quindi abbiamo un po' la memoria corta, direi che possiamo provare a fare una campagna adesso, intanto che invece il bisogno di salute e le difficoltà sono ancora vissute, sono ancora fresche. Sono d'accordo con Fulvio che i temi sono l'autonomia differenziata,
che vanno reintegrati i finanziamenti, perché ne abbiamo persi, abbiamo perso 37 miliardi nel giro degli ultimi 10 anni. Bisogna reintegrare il personale medico, infermieristico e specialistico, e la questione della libertà. Ecco, io ci aggiungerei anche il tema della formazione in questo e del rafforzamento dei medici di medicina generale in una piattaforma immediata. È vero che, per dire, è difficile indicare subito che il medico di medicina generale ritorni ad essere una figura principale nel tema della sanità, ma questa cosa, anche questa ha toccato nel vivo le persone, perché hanno dovuto scontrarsi sul fatto che il medico di medicina generale in alcuni luoghi ha funzionato, in altri luoghi come Lombardia è stato un problema, no? Perché non risponde, non fa prevenzione, non fa visite domiciliari, eccetera, eccetera. Quindi riporterei lunedì sera in assemblea la necessità di cominciare ad agire attraverso una serie di richieste puntuali, cominciando a fare una campagna che usa i social, ma speriamo che fra poco si possa ritornare anche in pochi, anche con poca possibilità, ma nelle piazze a sostenere queste cose. L'ultima questione è sulla proposta di legge di iniziativa popolare. Io penso che sia uno strumento utile, sempre con questa finalità di tenere viva l'attenzione sul tema della sanità e sul tentare di portare a casa il più possibile. Metterei, oltre alle questioni che avete già detto, avete già detto anche voi, il tema di come porsi il problema di come possiamo tornare indietro rispetto alla questione dell'universalismo selettivo. Perché questa cosa, la 833 era centrata sul tema dell'universalismo, mi pare la legge Turco, e poi tutte le altre hanno iniziato a dire che sì, ci vuole l'universalismo, ma è selettivo sulla base della capacità di pagamento. E quindi mi porrei il problema dentro una legge di riforma questa questione. Mi porrei il problema di come tornare indietro dall'aziendalizzazione alla pubblicizzazione della cosa, e qui ovviamente il tema del privato, privato convenzionato, privato, anche queste cose vanno messe a fuoco, ovviamente sapendo che non possiamo essere velleitari in assoluto, ma che comunque ci poniamo il problema, insomma, per uscirne con una proposta intelligente. Il tema della territorializzazione l'abbiamo detto, con una propensione sulla sanità di iniziativa e delle cure primarie. Oggi, vedendo un po' la roba per domani, per la questione del gruppo di lavoro sulla Casa della Salute, ho letto un po' di documentazione che va in questa direzione. Quindi, in una proposta di legge di iniziativa popolare, proverei ad approfondire questa roba. La questione della formazione del personale, anche qui leggevo che i medici di medicina generale, oltre a non avere il percorso specialistico come gli altri medici, hanno poi tutto il momento della formazione particolare e di aggiornamento legata alle case farmaceutiche, anche questo tema. Dentro, oltre al ruolo, alla riscoperta del ruolo del medico di medicina generale, nella proposta di legge ci deve essere attenzione sulla formazione delle persone che lavorano in sanità. L'ultima questione, e ho finito, è la questione della partecipazione. Quindi in una legge di iniziativa popolare ci deve essere un capitolo che affronta bene questo tema e dia le gambe perché i cittadini si prendono in mano il proprio destino personale, ma anche il destino della comunità di vita dal punto di vista sanitario. Finisco anch'io con chi mi ha preceduto dicendo che bisogna capire come procediamo. Sono molto contenta che l'associazione di Villone abbia, di Massimo Villone abbia aderito e che ci sia la disponibilità, come diceva Loretta, di altri costituzionalisti, perché penso che noi abbiamo bisogno di mettere a fuoco i pensieri, le idee, ma poi ci deve essere qualcuno
che ci aiuti a redigere sul piano legislativo la questione. Finito. Bene, grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare per il momento. Chi si propone? Loris, attiva il microfono. Ciao a tutti, ciao Fulvio. Io sono di Milano, come associazione AIEA. Si sente poco, parla più forte per favore. Si sente poco? No, alcune considerazioni. Ah, ok, adesso si sente, stai vicino. Sente? Ecco. Mi pare che questo gruppo di studio debba lavorare proprio a spalla con quello di domani sera. Nel senso che il discorso di tipo istituzionale, che lascia il tempo che trova, deve essere supportato su un discorso di creazione dei, proprio a livello territoriale, di comitati di salute pubblica, vorrei chiamarli. Questa disgrazia del Covid ha alcuni vantaggi, tra virgolette. Uno, la gente comincia a capire che il servizio sanitario pubblico è utile anche a portare a casa appunto la propria salute. Comincia a capire che il privato fa poco in questi casi qua. Comincia a capire che forse è utile che si interessi un po' di più. E quindi il momento di agganciare questo discorso. Siccome anch'io sono poco convinto che a livello istituzionale ci siano grandi spazi, il fatto di avere delle organizzazioni su cui ci siano associazioni, partiti, sindacati che si interessano territorialmente dei problemi della sanità diventa centrale, perché anche qualora si raccogliessero le firme e sappiamo tutte che le leggi di iniziativa popolare poi finiscono in qualche cassetto e se le scordano per anni e per decenni, se però attraverso questa iniziativa riusciamo a mobilitare un po' di gente, di cittadini, di lavoratori, soprattutto lavoratori che tra l'altro sono stati più mazzolati sotto tutti i sensi. Ho visto mi è capitato di vedere una tabella a livello europeo, i lavoratori della sanità italiana sono quelli trattati peggio economicamente. Questo è un dato reale. Poi, su questo discorso qui, è chiaro che se la gente sente la salute come uno dei problemi centrali della sua vita, è chiaro che è più portata a intervenire, a fare roba del genere. Non pensiamo che la cosa finisca con la raccolta di una firma. Io ne ho fatte personalmente in tutta la mia vita decine di raccolte di firme, ma ben poche hanno portato a un risultato concreto. Quindi il discorso mi pare proprio questo, che i tecnici possano analizzare le altre, come vengono gestite le altre sanità, possono fare delle proposte. Diciamo che magari una legge che dica sì un ritorno ai principi del passato con un occhio attuale. Non è detto che bisogna esattamente rifare quello che si è fatto nel 78. Probabilmente lo spirito è quello, l'organizzazione potrebbe essere anche diversa, analizzando proposte varie o roba del genere. Quindi su questo penso che necessitano non solo costituzionalisti, ma soprattutto gente e lavoratori che lavora all'interno del settore sanitario, che sono, non dico i più competenti, ma i più interessati rispetto a questo discorso qua. In Lombardia poi abbiamo avuto il meglio del meglio da un punto di vista della gestione, tra ospedali che costano 20 miliardi e curano 10 pazienti,
la Lega che dice che i medici di base non servono più a niente, le scelte di scaricare gli ex Covid usciti dagli ospedali nell'RSA che hanno creato l'ira di Dio di morti, forse mi pare che sia in questo periodo il momento giusto di battere, come si dice, il ferro finché caldo. La salute diventa centrale per la gente, per il fatto anche, non voglio fare il negativo per forza, non è detto che questa sia proprio l'ultima, visto come che rapporto abbiamo o con la natura o roba del genere, che sia l'ultima pandemia che dobbiamo sopportare o con cui dobbiamo scontrarci. Quindi mi pare che questo tipo di discorso, diciamo, istituzionale deve andare di pari passo con la creazione di comitati di salute pubblica territoriali che abbiano una prospettiva di lavorare sui vari problemi dei vari territori, indipendentemente se poi la diciamo proposta di legge popolare, l'iniziativa popolare verrà presa in considerazione o no. Grazie. C'è qualcun altro? Se no ci avviamo verso la chiusura. Beh, anch'io sono... Poi sentiremo cosa dirà Chiara nelle conclusioni, ma conclusioni naturalmente sono rispetto a quello che è venuto fuori nel gruppo e quindi poi le decisioni verranno prese in assemblea generale. Però, dico, certamente sappiamo bene che le leggi di iniziativa popolare non hanno mai portato grandi frutti, forse qualcosa sì. Ma sappiamo anche che, almeno io condivido quello che diceva Loris, che ti danno una possibilità di aggregazione, di discussione e forse, senza girarci, in una condizione come questa ti dà anche forse la possibilità di ottenere qualche risultato. Dobbiamo comunque provarlo, perché io credo che bisogna andare su tante strade oggi. Non basta fare l'analisi e dire che è tutto un disastro, come almeno in genere capita a noi della Lombardia, ma vedo che non è solo la Lombardia, sentendo anche cosa dicono e cosa succede in Toscana, no? E quindi dobbiamo vedere di sforzarci di trovare quali sono le vie per arrivare ad una conclusione che sia positiva. E certamente una conclusione che poi non possa che partire dalla questione della mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini. Fra l'altro, una cosa che è venuta fuori nel gruppo che si trattava del lavoro, quello che è stato fatto ieri, è proprio questa: non si può o si dovrebbe, si deve tentare di mettere in relazione i lavoratori delle aziende, delle fabbriche, del luogo di lavoro con i cittadini, se vogliamo parlare per esempio di salute sul territorio, no? Non siamo più ai tempi in cui c'era la classe operaia che andava avanti a tutto spiano e diceva bisogna fare la riforma sanitaria. Questa volta dobbiamo vedere di trovare anche altri metodi ed altri elementi. C'è ancora qualcuno? Bene, a questo punto allora darei la parola a Chiara Giorgi, che era stata incaricata di fare un po' una sintesi delle cose che sono venute fuori e naturalmente di dire anche quello che pensa personalmente. Allora, vi ringrazio molto e credo
un'informazione molto, molto utile, moltissimo. Questo forse anche perché nei gruppi di lavoro più ristretti è più facile il dialogo, mi rendo conto che questi strumenti che utilizziamo sono formidabili, ma certo poi quando siamo in tantissimi è tutto più complicato. Invece nei gruppi di lavoro più ristretti forse è un po' più facile, oggi mi sono resa conto di questo. Allora, io sì, dico qualcosa che mette un po' insieme le cose che tutti voi avete detto, tutte cose importantissime, e nel farlo chiaramente c'è anche, insomma, esprimerò anche il mio punto di vista, non farò solo un riassunto oggettivo. Allora, io credo, partendo anche dalle ultime cose che si dicevano adesso, che il... che effettivamente quello che è utile più anche di strumenti prettamente legislativi, poi tornerò su questa proposta delle leggi iniziativa popolare, credo quello che sia utile sia andare nella direzione di una di quella che chiamerei una politica delle alleanze, perché in fondo tutta questa disastro del coronavirus ha avuto insomma una potenzialità, perché ha riattivato energie, interesse a livello trasversale molto condiviso su tra i vari temi, su questo, soprattutto su questo della salute, della sanità e della salute, sanità pubblica e salute anche in una visione molto più integrata. Allora, io siccome diciamo nei miei studi che hanno riguardato l'istituzione, il Servizio Sanitario Nazionale, che come giustamente ricordavi tu, è stata insomma attraversato un po' larga parte della storia dell'Italia repubblicana, ma è stata poi una partita decisiva negli anni 60 e soprattutto 70, certo cominciando dalle proposte della Consulta Veneta, della Resistenza, dei Comitati di Liberazione Nazionale di Giovanardi nel subito appunto durante la Resistenza, però in quella diciamo per arrivare a quello che è stato poi forse a mio parere la riforma più rivoluzionaria della storia d'Italia, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, ci sono volute alleanze tra le varie mobilitazioni e lotte di tantissimi soggetti diversi. Giustamente è stato ricordato il sindacato, soprattutto la CGIL, ma tutte le lotte, le mobilitazioni della classe operaia, operaie, dentro direi e fuori dalle fabbriche. Tra l'altro faccio un piccolo inciso, è interessante che in questi ultimi tempi si è ritornato a riscoprire alcuni personaggi che conoscevamo insomma un po' in pochi, da Giulio Maccacaro a Iva Roddone, personaggi abbastanza dimenticati, a parte Giovanni Berlinguer, che non ha niente a che vedere con poi Berlinguer che ha fatto l'autonomia universitaria. Insomma, personaggi chiave di quella straordinaria stagione per la sanità pubblica. Ed è stato fondamentale un'alleanza che ha riguardato anche il movimento studentesco, il movimento femminista, il movimento dell'anti cosiddetta psichiatria basagliano. Insomma, questa capacità di federare anche lotte in parte fatte da soggetti diversi, ma che convergevano su un obiettivo comune, che era smantellare, voi l'avete richiamato, il sistema terrificante mutualistico italiano, che era fondato solo su principi appunto assicurativi e che quindi tutelava singole categorie con delle differenziazioni assurde, è stata a mio parere appunto la forza di quella riforma e anche di quella legge della 833. Ora sono stati ricordati e appunto quindi li riassumo poi i passaggi successivi che purtroppo ne hanno depotenziato tutta la sua innovazione. Io direi che, aggiungerei che tra l'altro uno dei problemi della legge del 78 è che questa benedetta fiscalizzazione, cioè il fatto che si dovesse essere le tasse, cioè la fiscalità, lo Stato a provvedere, a finanziare la sanità pubblica, è stato un processo peraltro ritardato, perché in realtà non ci fu subito una fiscalizzazione. La fiscalità ha cominciato, come dire, ad agire molto più tardi, e nel frattempo purtroppo sono rimosti anche per molto tempo elementi contributivi, assicurativi.
Nel frattempo, proprio negli anni 80 e soprattutto 90, sono cominciate a livello generale, molti di voi hanno giustamente messo molto in il contatto, il legame, le vicende che riguardano la sanità con le vicende più complessive poi dello stato sociale, del welfare, chiamiamolo come ci pare, italiano, e non solo italiano peraltro, per cui se per certi aspetti la vicenda della sanità pubblica italiana è stata un po' in controtendenza, perché è avvenuta alla fine degli anni 70, quando cominciava in Italia, in Europa, nel mondo, la famosa riorganizzazione del capitalismo in chiave neoliberale, e quindi tutta la privatizzazione che poi noi abbiamo subito e cui, come dire, conseguenze arrivano in maniera tragica, sono arrivate poi oggi ancora di più in maniera tragica, no? E non a caso, quindi, come giustamente ricordavi tu, il ministro successivo a Tina Anselmi, che comunque, benché democristiana, è stata una prima ministra donna, che sotto la quale è stata approvata la legge 833, insomma, era De Lorenzo, cioè l'esponente del Partito Liberale, oltre ad essere il padre della riforma del 92, l'esponente del Partito Liberali che più aveva osteggiato la 833. Quindi è abbastanza significativo del fatto che era in corso già un mutamento di quadro politico, economico a livello anche internazionale, che avrebbe creato mille ostacoli alla legge, alla nostra rivoluzionaria legge. E poi negli anni Ottanta, a livello complessivo, è successo tutto quello che è successo. In particolare, giustamente, ricordavate la legge, la famosa controriforma del 1992, De Lorenzo Amato, e tante altre controriforme sono state fatte purtroppo negli anni 90, appunto compreso il piano, io mi occupo anche di pensioni, compreso sulle pensioni, per esempio, così come tutto il comparto che prettamente legato alla sanità, cioè quello assistenziale, perché lì l'idea della riforma e dei riformatori era quella di un'integrazione sociosanitaria, oltre che di uno sviluppo territoriale della sanità. Ecco, in realtà quella partita è andata abbastanza persa, purtroppo, per lungo tempo. La prima riforma quadro dell'assistenza arriva, che è il 2000, la 328, quindi insomma. E anche poi ci sono stati momenti di rattoppamento, già un pochino la riforma del 93, ma soprattutto la famosa riforma Bindi del 1999. Però il problema è che nel frattempo erano stati introdotti allora tutti i vari meccanismi di privatizzazione, i primi già negli anni 80, anzi già addirittura erano previsti nel 78, sono i ticket, in tutte le loro molteplici come dire, forme, perché i ticket sono stati tantissimi, di forme diverse. E poi sono cominciate, prima c'è stata addirittura una mini riforma, prima della riforma del 92, delle USL, già volta alla loro aziendalizzazione. Non ci scordiamo, scusate se lo dico, questa è una nota molto dolente, poco anche ricordata, che già negli anni 80 una serie di medici anche importanti tipo Veronesi, bisogna ricordarlo, cose non belle da ricordare, ma vanno, io faccio di mestiere la studiosa di storia e quindi sono costretta a ricordarmele. E insomma, avevano scritto il famoso libro bianco sugli ospedali, in cui si diceva: signori, deve tornare a essere al centro dell'attenzione e della sanità l'ospedale. Cioè, quello che noi oggi diciamo l'ospedalizzazione, da mo' che è cominciata. E come dire, c'è stata tutta una revisione ideologica e politica molto forte in quella direzione. E poi è arrivata la terribile controriforma del 92, che sostanzialmente ha agito su tre livelli. Trasformazione, come giustamente ricordavate, delle USL in ASL, quindi l'aziendalizzazione. Tra l'altro lì purtroppo ha pesato, e su questo alcuni di voi sono tornati, cioè il problema della partecipazione. Insomma, sta benedetta partecipazione, che era prevista dalla 833, Baccacaro diceva i cittadini devono partecipare alla gestione politica della salute. Il problema, secondo me, non mi ricordo chi lo diceva, dice eliminiamo la politica. Io non credo che il problema sia la politica, io credo che anzi la politica deve tornare a essere protagonista della gestione sanitaria. Il problema è sono i partiti, cioè sono i meccanismi partitici clientelari che hanno purtroppo anche dominato nelle USL, tanto più poi nelle ASL. Il problema è stata che questa partecipazione prevista dai riformatori è stata poi derubricata in
partitizzazione. Questo è stato il problema. E purtroppo con queste motivazioni, solite cose che in Italia si dicono, in Italia ci sono processi di clientelismo, partitizzazione, hanno purtroppo supportato l'aziendalizzazione. Questo bisogna dirlo. Dopodiché, e nell'altro asse su cui ha marciato la riforma, la controriforma del 92, è stata aziendalizzazione, regionalizzazione, altro problema importantissimo. Quindi le regioni, che tutto sommato quest'anno c'è che hanno 70, 2020 non mi ricordo il numero, però insomma le regioni che avevano avuto un ruolo importante, perché molte regioni si erano fatto, come dire, laboratori, fucine anche di piani di servizi sociosanitari molto avanzati, soprattutto in Piemonte, ne ricordo alcune, ma l'Umbria moltissimo, perché aveva avuto figure straordinarie come Alessandro Seppilli, grandi riformatori. Purtroppo le regioni sono diventate altro. Quindi è finita che è venuto a mancare quel coordinamento che voi ricordavate tra l'elemento nazionale, la guida nazionale, perché la guida nazionale ci vuole. La legge 833 stabiliva un nesso strettissimo tra programmazione a livello nazionale, diceva infatti facciamo un primo piano sanitario nazionale, prevedendolo per il 79. Purtroppo, come sapete, il primo piano sanitario nazionale è stato 15 anni dopo, e questo ha creato molti problemi, perché a quel punto le regioni per anni non hanno avuto una guida, un punto di riferimento, e quindi hanno cominciato a fare come volevano, e nel caso della Lombardia, ma anche la Sicilia se non sbaglio, diciamo che il processo è andato assolutamente storto. E adesso, se volete, vi scrivo in chat, così mi permetto di mandarvi due articoli che ho scritto con un altro esperto, parola orrenda, studioso di sanità pubblica, che si chiama Francesco Tarroni, che ha molto studiato questi processi anche degenerativi. Ve li scrivo, sono due cose che si possono recuperare online. E scusate, mi sono persa. E quindi, quindi a un certo punto il problema anche, sono diventati tutti sistemi regionali, è venuto a mancare questo coordinamento tra piano sanitario nazionale e piani sanitari regionali, con tutte le conseguenze che ci sono state. Quindi, se non altro, forse un elemento positivo ci sarà, come è stato detto da voi, questa assurdità dei progetti di autonomia differenziata. Insomma, questa è una cosa terribile che forse, speriamo, dopo questa tragedia, insomma, verranno bloccati, perché è chiaro che se c'è una mobilitazione forte, un'opinione pubblica, popolare, anche un'egemonia da parte, diciamo, di tutti noi, di tutti i vari soggetti su questo, forse si riesce anche a bloccare quella orribile proposta di autonomia differenziata, ecco, perché insomma, come dire, le conseguenze sarebbero atroci. L'altra, scusate, guardavo anche un po' gli appunti, scusatemi un attimo, l'altro elemento naturalmente della riforma del 92 è stata anche quella della scorporo degli ospedali, sono stati scorporati e sono stati costituiti in aziende ospedaliere autonome, anche queste quindi aziendalizzati, con tutti i problemi che ne sono derivati. Quindi giustamente è stato fatto riferimento sia alla penalizzazione del territorio, che invece nella 833 era molto presente, perché l'idea era proprio non solo perché c'erano pratiche di mobilitazione a livello territoriale, ma anche perché le stesse USL erano lo strumento di gestione sul territorio della salute e della sanità pubblica, quindi questo era ben presente nella legge 833. E l'altro elemento fondamentale è stato quello dell'individualizzazione. Anche questo è molto importante, soprattutto negli anni 80, si è abbandonato quel concetto importantissimo di rischio, che veniva non a caso dal modello operaio, e si è abbracciata si è cominciato a sottolineare l'importanza dei singoli problemi specifici individuali, no? E questo ha fatto perdere appunto, terreno a questo concetto di rischio, che invece era stato ideato soprattutto nelle mobilitazioni operaie ed era uno strumento fondamentale per affrontare la questione a livello, anche collettivo.
Altro elemento importantissimo, scusate, stavo leggendo un attimo. Ora, io credo che sia molto importante agire su questi due assi. Da una parte chiedere, come dire, trovare degli interlocutori politici, istituzionali. Certo, il sindacato, in particolare il più grande sindacato italiano, la CGIL, sarebbe importantissimo riuscire a coinvolgerla. E probabilmente non è così facile, però insomma, se già ci sono stati dei primi risultati in un dialogo, questo direi che è assolutamente, insomma, bisogna inseguirli, ecco, e cercare di braccarli sul tema, anche ricordando magari loro che, insomma, una memoria storica sul ruolo importantissimo che ha avuto la CGIL in questo, ma già addirittura negli anni 50, devo, insomma, bisogna essere sinceri. Dopodiché, l'altro interlocutori sono, insomma, devono essere, a mio parere, tutte le varie realtà nell'assemblea che voi state convocando. In medicina democratica ce ne sono moltissime, le varie realtà attive su singole questioni, su singoli territori, in singole realtà, ma anche altre realtà più cosiddette di movimento, perché credo che federare le lotte in questo momento sia la scommessa e la vera partita da giocare per avere dei risultati, soprattutto ora che il tema della salute e della sanità non è diventato una questione di esperti. Ecco, questo è molto importante, cioè togliere un po', come dire, scollarci da quest'idea per cui la salute è un problema di esperti, se ne occupano soltanto gli esperti. Beh, no, assolutamente, tutta questa vicenda ci dimostra che è fondamentale invece il ruolo della politica, e questo noi dobbiamo averlo assolutamente sempre in mente. E proprio rispetto a questo, io credo che come dire, questa proposta, e l'ha detto molto bene Loris, secondo me, questa è la proposta di legge iniziativa popolare, benissimo usare tutti gli strumenti della legislazione e del diritto. Questo è stato uno strumento che Rodotà ha usato molto, voglio ricordarlo perché è giusto ricordarlo, dicendo: signori, dobbiamo ricordarci che anche le battaglie da un punto di vista legislativo e anche l'uso del diritto, si parlava di uso alternativo del diritto tanti anni fa, hanno una loro, come dire, importanza e hanno delle ricadute importanti. Però, certo, non dobbiamo demandare a questo solo livello, perché questo secondo me invece è un rischio, sia perché rischiamo di pensare che la soluzione ce la danno i costituzionalisti. Io sono molto amica dei costituzionalisti che voi nominavate, e abbiamo fatto delle battaglie comuni ai tempi della privatizzazione dell'acqua, ai tempi del referendum sull'acqua, però in quel momento c'erano anche una mobilitazione ampissima sui temi dell'acqua, cioè quella battaglia aveva poi, come dire, un riscontro di mobilitazione sociale molto ampio, e questo va tenuto in considerazione, perché sennò altrimenti io non voglio fare la pena dei radicali, scusatemi, che tra l'altro sulla sanità e la salute a partire dagli anni 90 sono stati terrificanti, erano a favore della privatizzazione della salute il movimento radicale italiano, i radicali. Quindi, ecco, io non vorrei cadere in quel rischio, quindi sono d'accordo di vagliare tutte le strade, compresa questa. Però, come giustamente ricordava Loris, non solo, insomma, usandolo, ecco, questo sì, questo senso, un uso strumentale positivamente, usandolo per fare egemonia, costruire alleanze sociali, fare blocco e mobilitare l'opinione pubblica. Ecco, più per questo che non poi per un risultato effettivo. Onestamente il referendum invece lo considero, insomma, non sono solo d'accordo sulla partita del referendum abrogativo, perché guardate, a livello tecnico è impossibile, cioè qualcuno mi deve spiegare come fa a fare un referendum abrogativo di una legge del 1992 che è stata rivista nel 1993, è stata revisionata nel 1999, e poi sono seguite una serie di riforme mini più o meno e di leggi tali per cui è quasi impossibile fare un referendum abrogativo del 92. Peraltro, scusate, ci sarebbero anche dei problemi, perché chi lavora nelle ASL, e insomma, non è facile, scusate, adesso noi togliamo le ASL, torniamo, cioè, non è così, ecco, paura che sia una partita un po' rischiosa quella. Mentre la prima, come dicevate voi, va, secondo me, utilizzata, ecco, in questo sono d'accordo, però sempre
diciamo, considerando che più strumenti ci devono essere di tipo vario, comprese con ricerche, inchieste, per creare più forme possibili di mobilitazione, di conoscenza, di partecipazione politica a tutta questa vicenda. Questo credo che sia importantissima. Ecco, direi che forse stavo riguardando anche gli appunti, mi sembra di aver più o meno detto tutto. Vi mando anche questo link a chi interessa, insomma, magari più per cose non tecniche. Considero tutta la partita della salute e della sanità più che tecnica, ripeto, politica, ecco. Quindi questo è, vi ho mandato i link a questi due articoli sui passaggi anni 80, anni 90. Bene, grazie. Grazie a Chiara per la sintesi, che poi appunto chiederò di, che dovrà riprendere nell'Assemblea Generale. È arrivato, se può, naturalmente. Che è arrivato. Scusami, è lunedì? Lunedì 25, sì. Okay. Però è alla sera alle 8:30. Ok. Insomma, qua con il discorso di non trovarci fisicamente stiamo lavorando di più, come quelli che fanno lo smart working. È così. Perché di fatto qua quasi tutti i giorni dobbiamo, sì, discutere. Però diciamo anche questo c'ha qualche vantaggio, perché se uno poi fa la riunione alle 6, finisce la riunione, si va subito a mangiare. Se poi alla sera alle 9 finisce la riunione, va a dormire. Cioè, sì, a differenza che uno prima doveva prendersi la macchina e doveva tornare a casa, eccetera, eccetera. Quindi qualche vantaggio c'è. Ma al di là di questo vantaggio, qui è arrivato un contributo, che è Nicoletta, mi spiace ma vi devo lasciare. Mi terrò aggiornata, credo che l'idea di lavorare una proposta di legge popolare sia cosa buona e giusta, affiancandola ad una campagna di informazione che renda visibile quello che si sta elaborando. Per quanto mi riguarda, ne parlerò con la mia associazione femminista, che si chiama IFE Italia, che ha promosso nel tempo più di un'iniziativa sul sistema welfare e vedrò come poter contribuire in modo proficuo. Benissimo. La cosa che mi sento di proporre, poi quindi tramite Antonio che c'ha in mano tutto, è quello di una battuta, è quello di mandare la proposta anche agli altri gruppi per vedere di costituire un gruppo che si metta a scrivere. E cioè, se vogliamo fare la proposta di iniziativa popolare con tutti i limiti che questa ha, comunque la dobbiamo scrivere, no? Se la scriviamo, dobbiamo continuare a discutere, evidentemente. E quindi io credo che potremmo fare un discorso di questo genere, che chi è disponibile dà il suo nome. Certamente ci serviremo anche dai giuristi, però credo, sono d'accordo con Chiara, cioè le leggi non devono essere incomprensibili. E vediamo che delle volte i giuristi ti scrivono delle cose e non si capisce assolutamente nulla. E poi sono lunghe e complicate. E invece voi prendete com'è la Costituzione la capiscono tutti, insomma, no? E quindi dobbiamo fare una nuova legge di riforma sanitaria di tipo costituzionale, no? Anzi, siamo ancora più costituzionalisti dei costituzionalisti. Bene, grazie per la vostra partecipazione e ci vediamo alle prossime riunioni. Domani c'è il gruppo sulla salute territoriale, sulla sanità territoriale, e lunedì c'è l'Assemblea Generale. A risentirci e arrivederci. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.